di consueto. Nome? Sofia Boldrini. Boldrini, il cognome la dice lunga, matelicese dal 1300-1400. io dal 2001, però oh, è un cognome. Giù, hai detto anche l'età, sei giovanissima. 20 anni. 20 anni. E che cos'è? Vediamo uno sguardo giovanile. La cosa che ami di più di Matelica? Beh, sicuramente per l'età che ho è una piccola cittadina, ma molto interessante, perché nonostante sia piccola e tutti dicono mancano tante cose, in realtà non è così. Se si guarda a fondo ci sono molte cose belle e positive, quindi sicuramente questo è un aspetto molto bello. Si trova tutto molto dietro l'angolo. Dietro l'angolo, facilmente. E c'è invece una cosa che ti piace di meno o che magari vorresti cambiare? Qualcosa? Beh, sicuramente per delle cose un pochino più innovative, mettiamola così, bisogna un po' uscire fuori porta. E comunque tu fuori porta sei uscita perché tu studi a Roma. Sì, esatto, io frequento l'Accademia, si chiama Accademia del Lusso, si trova a Roma. È esattamente quello che sognavo, tra virgolette, da piccolina, da quando sono piccola. 2001, l'anno che Prensky definisce come quello di partenza dei digital natives, dei nativi digitali. Quindi sei, come dire, la primissima esatto. generazione di nativi digitali. Esatto. E qual è il tuo rapporto con il digitale, in particolare con i social? Allora, io da quando, tra virgolette, sono già un po' così cresciuta, quindi che inizio ad avere il primo cellulare, quindi le prime cose, ho iniziato un po' a mettermi nel mondo social. Non con Facebook, differentemente da tutti gli altri miei amici, tutti erano iscritti su Facebook. Io ho iniziato con Instagram, per puro caso, sono sincera, non conoscevo neanche la piattaforma, perché io ho sempre amato, da quando sono piccolina, di catturare con una foto ogni momento. Ecco, Instagram io lo vedo molto come un fotolibro digitale. Naturalmente non descrive appieno una persona, non è sicuramente una foto, un profilo Instagram o Facebook a descrivere realmente le passioni, lo stile, il piacere di una persona, perché oggigiorno è bello far comprendere questa cosa, è bello avere un social network, è bello comunicare con tutto il mondo, allo stesso momento puoi far arrivare una notizia, una foto ad un altro che è dall'altra parte del mondo, e quindi questo è un aspetto molto bello, però come tutte le cose bisogna stare un attimo attenti, perché comunque il brutto, diciamo, dei social, che si è subito pronti a giudicare all'apparenza. I famosi leoni da tastiera. Esattamente. Purtroppo si etichetta un po' troppo la persona da una foto. E io dico sempre che sì, si può captare qualcosa che poi potrebbe essere anche reale, però è sempre meglio conoscerla potrebbe una persona. Potrebbe essere una maschera, no? Esatto. Dai, no, non ti interrogo su Pirandello perché... no, potrei non essere preparata abbastanza. E invece una cosa interessante è che io vedo che molti adulti che comunque hanno i social li usano, li frequentano, ma hanno un approccio per me diverso a quello che molti giovani hanno. Cioè tu sei riuscita a dare uno sguardo ai social anche come una possibilità di attività, di lavoro, cioè qualcosa che è per la vita, non solo che accompagna la vita normale. Tu hai dato un impulso diverso anche a questa tua passione. Sì, io ho iniziato, ecco, come dicevo, molto per gioco. Ho iniziato mettendo, ecco, inizialmente delle foto molto, avevo 14 anni, quindi delle foto semplici che facevo io a casa da sola. Poi una mia amica che ha un'agenzia di moda a Senigallia mi ha detto ma prova a fare qualcosa di un pochino più professionale. E quindi ho iniziato a fare qualche servizio fotografico, qualche foto un pochino più impostata. E da lì è nata una passione, un gioco che però iniziava a diventare un lavoretto. D'altronde Ferragni Docens, esatto. No? Quindi... Io ammiro molto quella ragazza, perché sì. È molto sotto i riflettori, sempre con... delle volte il dito puntato, invece fascinante. Lei è un'azienda praticamente, esatto. Io dico sempre questo. Questa è la parte affascinante, cioè riuscire ad utilizzare i social in maniera costruttiva e esatto. creativa. Esatto. E questo. E quindi anche tu, voglio dire, sì, iniziavo appunto a far appassionare, mettiamola così, ricevevo dei complimenti inerente ad esempio a un vestito che indossavo, poi sono sempre partita da negozi e
sono di Matelica e quindi sono partita da Matelica, quindi se indossavo un vestito sicuramente era di un negozio di qua. E questo è bellissimo, esatto. Perché unire una passione anche alla valorizzazione del territorio. Io ho sempre amato valorizzare il mio territorio, perché comunque, ripeto, qua non è semplice fare determinati mestieri che, ecco, se andiamo a Milano, già andiamo ancora, andiamo a Roma, forse un pochino più compreso come mestiere. Qui ci arriviamo un pochino con l'affanno, però, ecco, ripeto, sono partita molto piano, con divertimento, e poi sono stati i miei genitori a dirmi: ma perché non ti butti? Perché non ci provi? L'inverno dei miei 18 anni, io ho fatto 18 anni a gennaio, per regalo mi hanno regalato un sito internet mio personale e la mia attività. Sono partita piano piano e naturalmente ringrazio loro con tutto il cuore, perché, ecco, hanno creduto in me, mi hanno dato tanti insegnamenti. Ringrazio naturalmente il mio fidanzato, perché io dico sempre che è il mio primo fan sia nella vita che nel lavoro. Avere un supporto tale alle spalle a 18 anni è stato importante. Sì, è stato importante. Anche credere nella possibilità che certi valori passino anche attraverso i social senza essere necessariamente sospettosi. Esatto. Però c'è un altro aspetto bello, cioè il fatto che tu stai dando l'opportunità a realtà matelicesi invece di sbarcare sul mondo social. E sarebbe molto più difficile per realtà che vivono in una piccola realtà sbarcare sui social. Tu stai dando loro questa possibilità. Sì, io appunto, come dicevo, sono partita molto piano, tranquillamente, anche perché all'inizio ero molto insicura, e invece poi ringrazio chi ha creduto in me, che mi ha scelto appunto per seguire le loro attività a livello digitale, perché comunque per me è stata una grande spinta, sia perché comunque sono tornata un pochettino di più a credere in me, e sia perché ho detto: ok, allora quello che facevo per gioco forse realmente è importante anche a livello lavorativo per loro. Quindi ringrazio i negozi, che appunto le attività che seguo a Matelica, anche al di fuori seguo altre attività verso il mare, quindi sono contenta di quello che sto portando avanti con loro. Sono contenta che anche loro ottengono dei buoni risultati a livello anche proprio lavorativo, e quindi, ecco, spero di migliorare ogni giorno sempre di più. E un aneddoto da backstage? Io quando lavoro sono molto concentrata, e infatti colgo l'occasione per ringraziare due miei collaboratori. Una è mia cognata, che è laureata in moda e assiste a tutte le mie grandi scenate di rabbia, e al mio fotografo Luigi Simonetti. E dietro le quinte è dura, soprattutto quando si organizzano dei servizi fotografici, perché sembra molto una foto messa lì con un ragazzo e una ragazza, ma in realtà non è quello, perché se una persona sta ferma, non ha un minimo di concezione di ciò che si sta facendo, il risultato è pessimo. Quindi dietro, delle volte io sono molto diretta, tendo molto a comandare, se le cose non vanno come dico io mi arrabbio. Invece sul fronte commenti, qualcosa che di carino o non so di imbarazzante che ti è capitato? Perché ovviamente quando si va sui social c'è questo rischio. Purtroppo sì. Allora, i commenti a livello lavorativo sono importanti, come i follower, come mi piace, perché comunque ti permettono di comprendere se il lavoro che stai facendo è corretto oppure no. A livello personale, le critiche sono sempre ben accette, purché siano costruttive. Io ho imparato purtroppo con il tempo a dare il giusto peso alle parole e alle persone. Ho ricevuto commenti negativi, ho ricevuto commenti positivi. Ringrazio comunque anche i miei amici che sempre mi hanno supportato, perché tra i giovani, come dicevo prima, è sempre molto semplice etichettare o puntare il dito, quindi non è così. Non è immediato. Così. Divertiamoci un po' con i numeri. I miei post, se superano i 200 like è un successo, ma beh, buono. Dammi dei numeri. Allora, sul profilo aziendale comunque sì, non ce ne sono una quantità, perché comunque è un po' spazia, però
di solito se arriva ai 100 like si arriva. Sul mio personale delle volte ho toccato anche 1000, 2000, dipende. Oh, avevo 9000 follower, avevo, perché purtroppo mi hanno fregato il profilo, quindi sono dovuta ripartire da perché capo. Perché succede anche quello. Esatto, dall'oggi al domani sono stata impossibilitata all'accesso, ho provato di tutto. Da 9000 a zero, è una bella energia però. Sì, ce ne ho 600 adesso. Prospettive per il futuro? Ma sicuramente, allora, continuare a migliorare e a crescere con la mia azienda, quello assolutissimamente sì, non vedo l'ora di concludere gli studi per aggiungere comunque la parte degli eventi, perché io appunto adesso sto studiando comunicazione, marketing, eventi con specializzazione in wedding planner. Quindi spero di aggiungere questi altri due settori. Poi vabbè, in ambito personale mi auguro una famiglia al più presto, perché amo essere una mamma giovane con tanti figli, quindi spero al più presto anche quello, però ecco, questo. E allora un brindisi a Matelica Social e tanti tanti auguri. Grazie. Per il tuo futuro. Ciao.